Quella di stamattina era dopo che insomma, avete avuto ospite il presidente e l'amministratore delegato, insomma, che sono stati particolarmente esaustivi, credo, perché l'ho seguita tutta e devo dire che hanno toccato dei punti focali, no? Ma l'intenzione di questa settimana era quella che magari parlasse un po' più la società dopo una sconfitta, e quindi è per questo la mia presenza, oltre al fatto, insomma, che io poi chiuso il mercato sono rientrato in due, perché il mercato ha chiuso i battenti dal 31 alle 23, io sono rimasto fino al giorno dopo, quindi poi sono rientrato l'1 sera e il 2 era qui, ma insomma oramai era un po' anacronistico parlare di fine mercato, però ove mai fosse necessario ritorniamo sull'argomento, e per questo motivo stamattina sono venuto io, insomma, a parlare come, diciamo, un proseguimento della voce della società in questa settimana, che era giusto che dicesse anche la sua. Abbiamo lasciato un po' i calciatori un po' più tranquilli in vista di questa partita contro il Siracusa molto importante. Quindi sono qui più che per dirvi qualcosa, per ascoltare domande se ne avete, insomma, o quant'altro, insomma. Infatti io volevo fare questa domanda mia, professore. Ha parlato il presidente, ha parlato adesso il direttore sportivo, si muovono i vertici della società, c'è un allarme per questo malumore che è un po' che ha generato la sconfitta, perché insomma avere il presidente, il ministro delegato, il direttore sportivo che parla, per esempio, non è un momento sotto certi aspetti straordinario. No, non è particolarmente straordinario, perché vi dico che fra altre cose abbiamo fatto due chiacchiere insieme al mister con la squadra per ribadire un concetto che non queste due chiacchiere le abbiamo fatte martedì pomeriggio, quindi non mercoledì mattina, dopo la partita di Catania-Matera, quindi l'abbiamo fatta martedì pomeriggio per ribadire un concetto. Certo, non svelerò tutto quello che è stato per intero l'oggetto della nostra discussione, ma comunque uno dei punti era che noi, ha ribadito il Presidente martedì mattina, noi ci crediamo ancora, anzi non è una sconfitta che fa venir meno delle certezze che avevamo e che abbiamo tuttora, perché il Presidente, dopo una sconfitta, mi è capitato poche volte che un Presidente va in sala stampa e dice: io do 10 a tutti i calciatori. E questo vuol dire che c'è veramente una grande stima, oltre che tecnica, anche morale, riguardo della squadra, dello staff tecnico, dell'allenatore, quindi il Presidente in queste dichiarazioni ha un po' raccolto il sentimento di tutti quanti noi, società, quindi parlo società come soci, come proprietari, ma anche come dirigenti, il mio pensiero, quello di Mercatante, insomma, e quindi è di tutti quanti, e quindi questo per ribadire un concetto che ci siamo e ci saremo fino alla fine, nel senso che non molliamo niente, non abbiamo nessuna intenzione di abbassare l'attenzione, di abbassare la guardia per un incidente di percorso che nell'arco del campionato ci sta. Poi l'allarme si ha quando c'è svogliatezza, e questa io non l'ho notata. Ho notato magari una partita non particolarmente brillante, ma non la svogliatezza. La svogliatezza è un brutto allarme, o l'apatia. L'apatia mi preoccuperebbe molto, questa assolutamente non c'è stata. E penso che siamo nelle condizioni di poter dire la nostra fino alla fine, anzi lo diremo sicuramente, poi sarebbe azzardato e anche poco serio dire vinceremo noi, perché la vittoria è frutto di tante piccole cose che devono assemblarsi bene, però ci proveremo, ripeterò un concetto che ha espresso molto bene il professor Damiani, Sticchi Damiani, è un concetto quanto mai però che ci sentiamo nostro, cioè quello di provarci con tutte le nostre energie, tutte le nostre forze, ma
senza ombra di dubbio, insomma, io non penso che ci sia mai stato un dubbio sotto questo aspetto, almeno dalle persone normali, perché credo, no? O sbaglio? No, ve la faccio io poi. Avete pensato mai che potessimo mollare? Cioè, hanno fatto degli sforzi, perché tutta la squadra, lo staff tecnico sono sempre lì che combattono la fine alla sera, capita pure di perdersi, capita. L'importante è cercare di rialzarsi subito e ripartire, no? Non star lì a pensarci troppo, si va avanti. Direttore, c'è stato comunque, oltre diciamo, al riproporre il fatto che tutti quanti ci credete, anche un certo richiamo a una maggiore attenzione da parte dei giocatori, non c'è stata svogliatezza, però forse ci vuole un po' più di concentrazione, c'è stato questo richiamo? No, a parte ho detto che insomma, alcune cose, vi ho detto un punto che ho toccato, però insomma, gli altri ovviamente sono cose che i panni sporchi, se come mai ci fossero, si lavano in famiglia, ma io credo che questa squadra comunque ha fatto sempre prestazioni di buonissimo livello. Ora sono ripetitivo, l'ho detto anche un'altra volta, però è la verità, cioè, non posso non porre l'accento su un fatto che comunque noi, anche perdendo a Casetta, però sì, abbiamo preso un gol stupido, c'è stata magari una mancanza di attenzione, se no non perdi una partita così, però abbiamo avuto anche tante occasioni, ci siamo arrivati, abbiamo combattuto con tutte le nostre energie, e poi capita che quelle serate che non riesci a buttarla dentro neanche con le mani, perché abbiamo avuto forse più occasioni che a Catanzaro. A Catanzaro hai vinto e a Caserta no. Ma questo fa parte del calcio, sono i capelli bianchi, ho mangiato pane e pallone da quando ero bambino, quindi so che queste cose accadono. Ovviamente una squadra che deve cercare di vincere deve farle accadere il meno possibile, però accadono. La partita di Caserta? Per forza, ma anche in tante altre, anche quando si è vinto, delle volte non sono state cose che non sono piaciute eccessivamente, però nel computo nella linea che si va a tracciare tra i più e meno, insomma, di queste 24 partite, sono molti di più i più le cose positive rispetto a quelle negative, ma ripeto, chi vince e chi sbaglia meno, non è chi non sbaglia la perfezione, per chi ci crede, sta in altri posti, sta lì su. Quindi ovviamente siamo qui per cercare di tendere sempre alla perfezione, ma la perfezione si raggiungerà mai, e soprattutto in queste categorie qualcosa molli, no? Questa è una categoria dove devi agire forse un po' più di, l'ho detto all'inizio dell'anno, no? Più di forza, di grinta, di determinazione, che non di altro, ma noi siamo sulla strada giusta. Dottore, mi risponderà che noi voi guardate a noi stessi e non pensiamo agli altri, però sconfitta del Malera ha cambiato un po' le carte in tavola anche dal punto di vista del clima, no? Della spinta, del morale, o no? Beh, è innegabile, cioè, sarei veramente bugiardo se dicessi il contrario, perché così come penso quando abbiamo giocato lunedì sera noi a Catanzaro, avevamo molti fucili puntati, questo mi sembra giusto e mi sembra anche normale, quindi non ha cambiato gli equilibri, ha fatto sì che insomma fossimo ancora tutte lì. Magari se avesse vinto il Matera prendeva 3 punti di vantaggio su di noi e 2 sul Foggia, quindi diventava un po' più difficile, ma i conti si faranno alla fine comunque. Siamo stati primi per molto tempo anche noi, ma adesso non ci preoccupa, siamo lì, dobbiamo cercare di pensare di arrivare bene quando ci saranno poi anche gli scontri diretti, ma quando verrà la fase finale, quindi in primavera si deciderà lì il campionato. Per arrivarci bene comunque devi pensare
domenica dopo domenica, non devi pensare troppo in là. Quindi il nostro obiettivo oggi è Siracusa, battere il Siracusa e fare 3 punti sabato. Poi, ripeto, non sarei bugiardo se dicessi che non guardo le altre, così come guardano gli altri noi, ma credo, io parlo per me, ma credo che li guardiamo tutti, i giocatori, i dirigenti, lo staff tecnico, credo che tutti guardiamo un po' gli altri. Però, insomma, per esempio facciamo un confronto, noi a Catania abbiamo perso una partita incredibile, immeritatamente, magari Matera ci ha perso meritatamente, questo potrebbe essere anche uno spunto positivo. Ma non vorrei entrare in discorsi poi comparativi che lasciano il tempo che trovo. Direttore, tra appunto Foggia, Matera e due stati che in questo momento è leggermente affattata, quale secondo lei è quella che darà più filo alla nostra Lecce? Tutte e tre, indistintamente. Attrezzate, sono squadre buone, ma insomma, il Matera per esempio ha perso anche a Siracusa, se non ricordo male ha perso anche ad Andria, forse ha pareggiato, insomma, comunque non ci sono situazioni facili. La Virtus Francavilla sta facendo un grande campionato, il Cosenza comunque lì dietro, è un girone agguerrito, e non solo per le prime quattro, per cui ci sarà da combattere fino alla fine. Siracusa, dove noi, un campo dove noi abbiamo vinto anche con qualche difficoltà, però con determinazione, anche convincendo, secondo me. E comunque Siracusa poi si è ripreso brillantemente, ha battuto il Matera, sta facendo un campionato molto, molto positivo, per cui non è che troviamo una squadra che si batte facilmente. Col Melfi avete visto tutti, insomma, il Melfi che è una squadra che sta nelle ultime posizioni, però avete visto tutti quante difficoltà troviamo sempre, ma le trovano tutti, come le trova il Foggia, come le trova la Juve Stabia, come le trova il Matera. Quindi mai abbassare la guardia e continuare con grande determinazione. Dottore, conosce l'educazione, ma aveva detto di vita, eccetera, ho parlato di concentrazione, mi riferisco a Casetto, lo troverò presente, ma anche ad altre partite avviate che sono state finali. Non pensa che a volte, al di là di quello che si è detto, che ovviamente non si può dire, sia necessario, vista la categoria maggiore da parte dell'allenatore, ma anche dei giocatori, di vita, di dedicazione, eccetera, invece che più Fioretto può tentare di fare manovre ampie o se giocare, eccetera. Noi abbiamo una caratterizzazione, su questo non c'è dubbio. Abbiamo un modo di giocare che ci porta a raggiungere il risultato attraverso fraseggio, attraverso gioco, attraverso giocare palla a terra, quindi non ci possiamo snaturare. Abbiamo fatto tutto il nostro lavoro tecnico in funzione di questo, quindi non ci dobbiamo snaturare, però allo stesso tempo sappiamo che ci sono dei cambi, ma lo sanno i ragazzi, non pensare che loro vivono su un altro pianeta, quindi sanno che ci sono dei momenti che magari serve qualcos'altro, ma se siamo lì vuol dire che l'abbiamo utilizzato. Poi in qualche partita magari ti riesce meglio. Il risultato che hai fatto a Matera per il più di 11 contro 10, puoi mettere pure 3-0, però magari quello che si respirava dai 200 presenti era una maggiore grinta, una maggiore cattiveria, una maggiore pressing, eccetera, sottolto in due squadre che qualche volta. Certo. Abbiamo il risultato. Ma può essere, però insomma, ci addentriamo in discorsi poi tecnici, ma io penso che lo spirito per cui sono state dette anche delle belle parole questa settimana dopo una sconfitta da parte di tutti nei riguardi della nostra squadra è perché se lo sono meritato, io l'ho detto anche a loro, se lo meritano perché comunque sanno bene che giocano per una maglia gloriosa e hanno una responsabilità insieme a noi di mediamente 10.000 persone, 9.400 abbonati, quindi insomma non vorrei dilungarmi su cose che possono sembrare voler fare delle sviolinate, però questa determinazione l'hanno messa sempre anche a Caserta, magari lo assicuro che magari per qualche pezzettino magari c'è stato un po' meno perché gli altri erano più col sangue agli occhi, però ripeto, può capitare. Io ho visto delle partite di altri nostri competitor che veramente magari meritavo di perdere 4-5-0 e poi magari sono riusciti
con delle prestazioni molto più incolori a portare a casa il risultato. Però, ripeto, non volevo addentrare in comparazioni, io penso più che altro, penso a casa mia, insomma, penso a vedere le cose nostre. Direttore, tutti i nuovi arrivati hanno già avuto modo di giocare, chi più chi meno, e una delle cose più importanti è non perdere tempo nel processo di aggregazione e di integrazione degli schemi. Quali sono le sensazioni che lei ha avuto rispetto a questi esordi? Ma particolarmente positive, perché diciamo dei quattro nuovi arrivi, due hanno giocato subito da titolari e due si sono integrati benissimo in gare in corso, insomma. Devo dire che Perucchini, insomma, era forse quello più avvantaggiato rispetto a tutti, che conosceva, essendo già stato qui per due volte consecutive, tra altre cose, conosceva meglio un po' l'ambiente, quindi non era una nuova casa per lui. Però devo dire che si sono integrati benissimo, insomma, io al di là di quello che si è visto la domenica, nelle gare di campionato, il sabato, però insomma, poi anche vedendo gli allenamenti, noto veramente una grossa partecipazione, non avevo dubbi, insomma, che si inserissero velocemente. Quindi, direttore, possiamo considerare questi innesti un rinforzamento della squadra oppure un cercare di correggere quelli che sono un po' dei compiti per una squadra rinnovata? Un po' l'uno, un po' l'altro, sì, corretto quello che mi stai dicendo, perché un po' avevamo qualche criticità, chiamiamola così, che abbiamo colmato, e un po', insomma, un po' era una sorta di completamento, no? Quindi è un po' l'uno, un po' l'altro. Io sono particolarmente soddisfatto, però il calcio è la quotidianità, non è che possiamo pensare che abbiamo una squadra forte, perché è ovvio che penso questo della nostra squadra, e poi tutto il resto viene dopo. Forse viene prima la coerenza, questi sono discorsi che ho già fatto, non so se ve lo ricordate, la coerenza, la politica societaria, il modo di l'impronta che ha dato l'allenatore in così poco tempo, così come ha ribadito il presidente. In così poco tempo la squadra rivoluzionata ha un'identità e sta proseguendo su dei binari sempre in maniera coerente. E quindi, al di là di avere una squadra forte, ma poi c'è il quotidiano, c'è la gestione di tutti i giorni, che è ancora più importante di comprare un centravanti da 20 gol, secondo me, di avere in squadra un centravanti da 20 gol. E quindi non è che fatto il mercato poi non si pensa più al resto, anzi, ovviamente chi è sovraesposto qui in ogni posto è l'allenatore, quindi bisogna dare anche un aiuto, una mano in tutto, insomma. Ma il mister sta lavorando anche in questa direzione, perché per esempio a Caserta, a un certo punto, per recuperare ha adottato un modulo differente, quindi io sono dell'idea, ovviamente su questo decide in piena autonomia, però sono dell'idea che sia sulla strada buona, perché puoi avere delle varianti, ma l'idea di base che hai dall'estate, sulla quale hai lavorato, deve essere un pochino sempre quella lì, perché in questa maniera lavori su un modulo e dai delle certezze anche alla squadra, a chi comunque gioca in determinati ruoli. Cambiare troppo, secondo me, il mister Paralino lo sta facendo in maniera assolutamente autonoma, ma mi trova molto d'accordo, no?
Poi ci sono delle esigenze che possono esserci prima di una partita o a partita in corso, poi queste sono valutazioni che ovviamente fa il mister. Però noi abbiamo lavorato su uno schema tattico e su quello poggiamo le nostre basi. Abbiamo anche poggiato le basi nel mercato, insomma, abbiamo preso per esempio una mezzala come Costa Ferreira proprio perché comunque si è andata ad aggiungere un centrocampo che era già di buonissimo livello, però è una mezzala in più, cioè oggi se tu cambi modulo vai a squilibrare un po', per esempio, più che a squilibrare vai ad avere molti più giocatori in certi ruoli e meno in altri, quindi abbiamo lavorato in una certa maniera. Poi a partita in corso o comunque potrà succedere, ma queste sono domande che dovete fare più al mister, secondo me.